Station, this is ESA PAO in Rome. How do you hear me? And Jules, I have you loud and clear. Welcome aboard. Thank you, Samantha. We are with a lot of kids here, and I leave the floor to Roberto Battiston, Presidente dell'ASI. Samantha, è un grandissimo piacere incontrarti oggi in questa sala piena di ragazzi. Siamo alla presenza del rappresentante dell'ESA, Ermia Grifoni, del generale Magro, rappresentante dell'aeronautica, e del ministro Giannini, che è il nostro riferimento per questa grande festa, questa giornata, con cui tu interloquirai, grazie, mi hanno anche corretto, oppure parlerai, per farla più semplice. E i saluti, diciamo, li abbiamo praticamente, te li passo uno dopo l'altro per non interrompere il dialogo. Ricordo, ragazzi, che Samantha riceve il nostro segnale audio dopo qualche secondo e risponde dopo qualche secondo, quindi per non perdere tempo adesso tutti quanti la salutiamo e poi passiamo la parola direttamente al ministro Giannini. Buongiorno Samantha, sono Elena, un salutone grandissimo e soprattutto anche un saluto da direttore generale Jean-Jacques Bourdain, da Thomas Ryder. Mi limito soltanto a farti dei grandissimi auguri per il lavoro che ti rimane nelle prossime settimane e spero di rivederti davvero presto quando torni sulla Terra. Ciao! Buongiorno Samantha, sono il colonnello Serra, non sono il generale Magro, dal quale comunque ti porto i saluti. Ti porto i saluti dell'aeronautica intera e ti aspettiamo per il ritorno. Chiedo scusa. Buongiorno Samantha, io invece sono Stefania Giannini, sono il ministro dell'istruzione dell'Università e della Ricerca, sono felicissima di essere qui insieme a una vasta rappresentanza della scuola italiana. Ti aspettiamo e poi ti dirò perché. Cominciamo a fare domande. Bene, tocca a me, ho il privilegio, sono davvero anche un po' emozionata, forse interpreto giusto l'emozione di tutti loro che poi avranno possibilità di chiederti qualcosa. Ma la prima domanda è, quando tu hai cominciato a sentire che oltre a fare l'ingegnere forse avresti avuto voglia di fare qualcosa di speciale, qualcosa di più? È stato dall'inizio dei tuoi studi oppure è qualcosa che è nato scoperto durante la strada? Che hai percorso? Beh, intanto buongiorno a tutti, buongiorno alla signora ministro Giannini, al presidente Battiston, al colonnello Serra, alla dottoressa Grifoni Winters e un caloroso saluto ai ragazzi e le ragazze presenti oggi. E a tutti benvenuti nello spazio, benvenuti sulla Stazione Spaziale Internazionale. Per rispondere alla sua domanda, Ministro, io per la verità ho sognato fin da quando ero molto piccola di viaggiare nello spazio, di diventare astronauta, forse non sapevo neanche cosa fosse un astronauta, però volevo andare nello spazio. Spesso dico che non sono stata io a scegliere lo spazio come carriera e come vita, ma è stato lo spazio a scegliere me, perché è successo prima che veramente potessi fare una scelta consapevole. E poi naturalmente no, crescendo una persona sviluppa interessi più concreti, passioni più concrete, e quelle che ho sviluppato io per la scienza, per la tecnologia, per il volo mi hanno incanalata sulla strada giusta per poter realizzare questo sogno di andare nello spazio. Quindi un po' le mie fantasie, i miei sogni di bambina sono confluiti con i miei interessi, le mie passioni di ragazza e poi di donna adulta, e devo dire che poi la scelta si è rivelata molto felice per me, perché sono davvero molto soddisfatta, molto felice e sto bene in questo ambiente, in questo lavoro. Grazie, mi sembra una risposta che posso continuare io? Bene. Ma la seconda curiosità che avevo è invece relativa all'esperienza di questa lunga missione. Come ci si sente dopo? Noi siamo stati qui proprio per il lancio, che è stato quanti mesi? Sì. Quindi adesso sono quinto mese, dopo 5 mesi di lontananza da tutte quelle cose che pur
per chi come voi è preparato a questa esperienza, fanno la vita quotidiana di tutti noi, anche degli astronauti. Manca la Terra, in altri termini. Ministro, devo dire in generale come persona non soffro moltissimo di nostalgia, sono molto abituata fin da quando ero piccola a spostarmi, a vivere in paesi diversi, a cambiare ambiente rapidamente, quindi credo che le mie esperienze di vita mi abbiano insegnato ad adattarmi e poi ad accettare quello che è l'ambiente in cui mi trovo come la nuova normalità, la mia casa. E quindi devo dire, dopo la grande gioia ed euforia iniziale, il periodo di scoperta, il periodo di adattamento, perché all'inizio veramente mi sembrava una bambina, bisogna reimparare tutto quassù. Ecco, adesso dopo 5 mesi nello spazio davvero credo di essermi perfettamente adattata, mi sento a mio agio, mi sento a casa. Certo, alcune cose mancano, dalla presenza vicina degli affetti, dei propri cari, a cose semplici come potersi fare una doccia, però diciamo come carattere e temperamento non tendo a focalizzarmi sulla nostalgia, ma a godere quello che è il presente. Poi quando tornerò sulla Terra bisognerà riadattarsi ad essere di nuovo un essere umano terrestre invece che un essere umano spaziale. Un'ultimissima domanda: come fa un ministro, se riesce, ad aiutare tutti questi ragazzi che sono qui e tutti i loro compagni che sono nelle scuole italiane stamattina, se vorranno, se avranno lo stesso talento, se avranno la stessa determinazione a poter seguire un sogno così straordinario come quello di fare l'astronauta, di essere un grande scienziato. Stazione Spaziale Internazionale. Per rispondere alla sua domanda, Ministro, io per la verità ho sognato fin da quando ero molto piccola di viaggiare nello spazio, di diventare astronauta, forse non sapevo neanche cosa fosse un astronauta, però volevo andare nello spazio. Spesso dico che non sono stata io a scegliere lo spazio come carriera e come vita, ma è stato lo spazio a scegliere me, perché è successo prima che veramente potessi fare una scelta consapevole. E poi naturalmente crescendo una persona sviluppa interessi più concreti, passioni più concrete, e quelle che ho sviluppato io per la scienza, per la tecnologia, per il volo, mi hanno incanalata sulla strada giusta per poter realizzare questo sogno di andare nello spazio. Quindi un po' le mie fantasie, i miei sogni di bambina sono confluiti con i miei interessi, le mie passioni di ragazza e poi di donna adulta, e devo dire che poi la scelta si è rivelata molto felice per me, perché sono davvero molto soddisfatta, molto felice e sto bene in questo ambiente, in questo lavoro. Grazie, mi sembra una risposta che posso continuare io? Bene. Ma la seconda curiosità che avevo è invece relativa all'esperienza di questa lunga missione. Come ci si sente dopo? Noi siamo stati qui proprio per il lancio, che è stato quanti mesi? Sì. Quindi adesso sono quinto mese, dopo 5 mesi di lontananza da tutte quelle cose che pur per chi come voi è preparato a questa esperienza fanno la vita quotidiana di tutti noi, anche degli astronauti. Manca la Terra, in altri termini. Ministro, devo dire in generale come persona non soffro moltissimo di nostalgia, sono molto abituata fin da quando ero piccola a spostarmi, a vivere in paesi diversi, a cambiare ambiente rapidamente, quindi credo che le mie esperienze di vita mi abbiano insegnato ad adattarmi e poi ad accettare quello che è l'ambiente in cui mi trovo come la nuova normalità, la mia casa. E quindi devo dire, dopo la grande gioia ed euforia iniziale, il periodo di scoperta, il periodo di adattamento, perché all'inizio veramente mi sembrava una bambina, bisogna reimparare tutto quassù. Ecco, adesso dopo 5 mesi nello spazio davvero credo di essermi perfettamente adattata, mi sento a mio agio, mi sento a casa. Certo, alcune cose mancano, dalla presenza vicina degli affetti, dei propri cari, a cose semplici come potersi fare una doccia, però diciamo come carattere e temperamento non tendo a focalizzarmi sulla nostalgia, ma a godere quello che è il presente. Poi quando tornerò sulla Terra bisognerà riadattarsi ad essere di nuovo un essere umano terrestre invece che un essere umano spaziale.
un'ultimissima domanda. Come fa un ministro, se riesce, a vivere nello spazio per tempi lunghi? Perché appunto, se vogliamo continuare ad esplorare il sistema solare, andare oltre l'orbita bassa, dovremo stare nello spazio molto più a lungo di quanto facciamo adesso per 6 mesi sulla stazione spaziale. Anche se vedo laggiù, voi non lo vedete, ma laggiù c'è un mio collega che è arrivato qualche settimana fa e resterà qui per un anno intero. Quindi ecco. E poi naturalmente ci sono queste conoscenze che noi acquisiamo, ci permettono anche di acquisire una comprensione, un insight a livello fondamentale dei processi biologici, e questo naturalmente poi aiuta la ricerca a terra, per esempio nel comprendere come si sviluppano alcune patologie e anche come andare ad agire su queste patologie, per esempio con dei nuovi medicinali per controbattere lo sviluppo di una malattia. Quindi assolutamente quello che facciamo quassù è sia per l'esplorazione che per le ricadute a terra, appunto nell'ambito della salute e della medicina. Ciao Samantha, sono Saverio e frequento il liceo classico Chris Kapper College di Anzio. La mia domanda è: crede che la nostra generazione di giovani avrà l'occasione di assistere a sviluppi come ad esempio la creazione di colonie di uomini sulla Luna o su Marte? O il possibile sfruttamento economico delle risorse di questi mondi? Ciao Saverio, io sono ottimista, penso di sì, credo che la tua generazione sicuramente vedrà uomini e donne al di fuori della nostra orbita bassa, quindi possibilmente sulla Luna, o magari si parla anche di esplorazione di asteroidi e naturalmente su Marte. Non so se si parlerà già di colonie, quindi se diciamo colonie diciamo persone che effettivamente si trasferiscono e migrano su questi corpi celesti e vanno a vivere lì, questo non lo so, però sono assolutamente fiduciosa sul fatto che la tua generazione sicuramente vedrà un'esplorazione anche massiccia da parte di uomini e donne al di fuori, no, dell'orbita bassa del nostro sistema solare. Buongiorno Capitano Cristoforetti, sono l'allievo Bruno della Scuola Militare Aeronautica Giulio II. Le foto che ci invia dallo spazio sono splendide. Da una parte sì, ci fanno capire quanto siamo piccoli, però dall'altra ci danno una grande energia per capire quanto sia importante salvaguardare il nostro meraviglioso pianeta che è la Terra. Ecco, noi essendo giovani, abbiamo di fronte a noi una grande strada, una lunga strada ancora da percorrere, però secondo me il suo esempio, la sua esperienza è un concreto stimolo per affrontare ogni giorno le nostre attività con un grande impegno. E perché dopo tutto lei ha detto che se dobbiamo scegliere tra due strade è sempre meglio scegliere quella in salita, perché porta maggiori successi. E allora la mia domanda è, Capitano, secondo lei qual è l'ingrediente giusto per arrivare fin lassù? Grazie. Grazie allievo Bruna della domanda, che è molto interessante. La chiave un po' l'ha già citata lei, no? Parliamo di fare scelte crescendo che ci mettono in difficoltà, che ci portano un pochino a testare quali sono i nostri limiti, perché in questo modo ci si fa le ossa, si acquista consapevolezza della propria forza, si aumenta la propria forza, perché poi alla fine la forza di volontà, la determinazione, la grinta sono come i muscoli del nostro corpo, o li si usa o deperiscono, no? Quindi bisogna continuare a mettersi in gioco, a crearsi degli stimoli, a crearsi delle difficoltà in modo da esercitare, allenare questi muscoli che sono la determinazione, la motivazione e la grinta. E io credo veramente che, certo, lo studio è importante e quello è un dato di fatto, ma ci sono tante persone che sono brave a scuola, che sono brave all'università, che sono brave negli studi, però poi quello che fa la differenza nel veramente riuscire a fare anche cose difficili che ci si propone è il carattere, è la grinta, è la capacità veramente ogni giorno di stringere i denti e di dare il massimo. E quindi, ripeto, nel dubbio, senza neanche pensarci un attimo, scegliere la strada più difficile. Anzitutto buongiorno o buonasera, Samantha. Io sono Ginevra e frequento il quarto anno del liceo scientifico Vito Volterra
e da grande vorrei fare il fisico teorico. La mia domanda è: quali sono i piani di emergenza previsti per la partenza e poi per il viaggio di ritorno? Grazie. Vera, ti devo chiedere di ripetere la domanda. Stiamo parlando della partenza e del ritorno di un veicolo spaziale. Quali sono i piani di emergenza? Ho capito bene? Sì. Mi chiedevo quali fossero i piani di emergenza. Okay, perfetto. Allora, diciamo che intanto penso che tu abbia colto esattamente il noccio. Ok, mi hanno confermato che quella era la domanda e credo che tu abbia benissimo colto il fatto che in una missione spaziale la partenza, quindi il lancio e il ritorno sono veramente i due momenti critici, fondamentalmente perché ci sono grandi energie in gioco, no? Durante un lancio lo si vede visivamente, si sprigiona una grande energia, dobbiamo mandare un veicolo spaziale nello spazio a 400 km di quota, quindi vincere l'attrazione gravitazionale del nostro pianeta, ma anche imprimere a questo veicolo spaziale un'altissima velocità, no? Circa 28.000 km all'ora, quindi una grande energia. Quando si rientra, tutta questa energia in qualche modo la dobbiamo dissipare in modo poi da impattare il terreno con una velocità accettabile. E quindi sono le fasi più critiche. Diciamo che durante il lancio le cose gravi che possono succedere sono delle avarie del lanciatore, quindi del razzo, e ci sono dei sistemi di evacuazione di emergenza. Soprattutto nel momento in cui siamo ancora in rampa di lancio, quindi per esempio se dovesse svilupparsi un incendio, oppure nelle prime fasi di volo si attiva questo sistema di evacuazione di emergenza che fondamentalmente separa il veicolo in cima dove stanno gli astronauti dal razzo e lo lancia via con una grande accelerazione, quindi diciamo non molto confortevole, probabilmente gli astronauti si farebbero male ma sopravviverebbero comunque a questa emergenza. E poi durante tutte le fasi successive fino all'inserimento in orbita, a seconda della fase in cui ci si trova, quindi quanta energia si è già acquisita, a che quota ci si trova, a che velocità, ci sono delle procedure di emergenza per poter rientrare in sicurezza a terra. E nel nostro caso il lancio era dal Kazakhstan, tutto il percorso, quindi attraverso tutta l'Asia fino all'Oceano Pacifico, c'erano veicoli di emergenza pronti a soccorrerci nel caso proprio di una situazione in questo genere in cui non avessimo raggiunto l'orbita ma fossimo dovuti rientrare in emergenza prima di arrivare nello spazio. Nelle fasi di rientro fondamentalmente le emergenze che sono previste, o meglio le risposte ad una situazione di emergenza, consistono nel passare da un rientro automatico ad un rientro con varie gradualità di manualità, quindi ci sono rientri di tipo semi-automatico fino ad arrivare a un rientro automatico dove gli astronauti prendono il controllo del veicolo, fino ad arrivare addirittura a un rientro balistico dove diciamo che si rientra senza controllo, si rientra un po' come un sasso, la Soyuz è in grado di sopravvivere e gli astronauti a bordo sono in grado di sopravvivere a questo tipo di rientro, anche lì non molto confortevole perché ha dei G, delle accelerazioni molto elevate. And that's it from Rome, grazie Samantha, un applauso per Samantha. Grazie, vi ringrazio, mi è fatto un tantissimo piacere parlare con voi, so che ci sono centinaia di ragazzi e ragazze in sala e quindi davvero spero che possa essere un motivo di ispirazione per voi essere venuti un po' nello spazio oggi per continuare, come sono sicura che già fate, a fare bene nei vostri studi, di nuovo a cercare di mettervi in gioco in modo da crescere come persone preparate ma anche fiduciose, forti e fiduciose nelle proprie capacità e che siano naturalmente quindi in grado anche di realizzare i propri sogni e le proprie aspirazioni. Buona fortuna a tutti, in bocca al lupo. Grazie.